abbiamo fatto un anno di ricerca, di scommesse tra amici, di tutto, e poi un giorno, a un certo punto, guardando per terra, abbiamo visto proprio la terra con le zolle e il nome è tornato. All'inizio cercavamo un nome che fosse facile da ricordare, divertente, un po' bambinesco, e Zolle lo era. Oggi Zolle sono 30 persone che lavorano a tempo pieno per far circolare cibo buono, raccogliere il prodotto che arriva dalle aziende agricole del Lazio e consegnarlo all'interno dei punti vendita che abbiamo aperto e che stiamo per aprire nelle stazioni, e così farlo arrivare, renderlo accessibile per un pubblico sempre più ampio. E Zolle è anche le 80 aziende agricole con le quali collaboriamo. E un gruppo di una decina di ciclisti in bicicletta, sono i nostri corrieri. E questo è il primo serio, ufficiale, che apre durante la settimana, che ha degli orari definiti come negozio comando. Sì, è un po' il primo vero punto vendita. Una filosofia verde, una filosofia ecosostenibile, una filosofia giovane, dinamica e divertente, che è quello in cui noi crediamo e diciamo come vogliamo trasformare le nostre stazioni. La stazione per noi è essenzialmente divertente, è un po' l'occasione di essere il centro di città, ma essere a contatto con tutta la città. Passano persone che vengono sia da tutta Roma che da intorno a Roma, e questo ci permette di avere contatti anche col fuori, cose che altrimenti non ci potremmo permettere. E quindi la stazione è un punto di scambio, la stazione è un tipo di trasporto intelligente, la stazione è proprio dove sentiamo comunque vicini.